con l'avvocato Raffaele Bernardo per capirne di più su una sentenza della Corte di Cassazione che ha sancito su quali tipologie di strade possono essere installati gli autovelox fissi. Una sentenza che rivoluziona un po' tutto, diciamo, tutta la legge che riguarda gli autovelox, e poi in particolare con l'avvocato faremo un focus anche sulla situazione ischitana, che dal 1° gennaio di questo anno, diciamo, sono passati 2 mesi e mezzo, già si comincia un po' a capire meglio su come affrontarla. Allora, avvocato, partiamo subito con la sentenza. Cosa dice, quali sono le novità e perché ci interessa in maniera particolare? Sì. Buongiorno a tutti. Caro Gaetano, la prima cosa che ci terrei a dire è che vanno assolutamente rispettati i limiti di velocità, come in generale va rispettata qualsiasi normativa e qualsiasi legge imposta dallo Stato italiano. Se tale rispetto deve esserci da parte degli automobilisti, anche gli enti sono tenuti al rispetto delle leggi. La Cassazione, con la recentissima sentenza pubblicata a febbraio 2023, questo ha confermato. Ha confermato che il sistema di rilevamento della velocità deve rispettare determinati requisiti previsti dal codice della strada, che non possono nemmeno essere derogati da atti prefettizi. In particolare, il codice della strada prevede una tipologia di strade dove possono essere installate queste apparecchiature e fa esplicito riferimento all'articolo 2, senza entrare nei particolari, del codice della strada, che prevede le strade a scorrimento veloce a doppia carreggiata. Venendo alla situazione isolana, ma che poi può essere rapportata alla situazione di molti comuni italiani, sicuramente il decreto prefettizio non può autorizzare l'installazione di apparecchi per la misurazione della velocità su strade che non siano a scorrimento veloce e soprattutto che non siano divise in una doppia carreggiata. Quasi tutti i comuni italiani non dispongono di strade divise da una doppia carreggiata, e con questa sentenza la Cassazione ha ripercorso 2 punti fondamentali. Il primo, che la doppia striscia continua divide unicamente il senso di marcia e che la carreggiata è unica. Quindi, applicandolo al caso di specie, la variante esterna è definita strada a singola carreggiata. Secondo, che la strada deve essere a scorrimento veloce. Strade a scorrimento veloce sono le extraurbane, con limite di velocità da 70 in poi. Quindi viene di fatto esclude la legittimità di tutte quelle apparecchiature poste su strade come quelle nel nostro territorio isolano. Eppure però, cerchiamo di capirlo, le apparecchiature vengono installate sul nostro territorio, ecco, per parlare di Ischia, dietro una precisa indicazione che ci arriva dalla prefettura. Lo ricordiamo, negli anni passati se n'era sempre parlato e ci avevano spiegato che per la conformazione delle strade ischitane non potevano essere attivati. Poi nel 2022, ricordiamo un po' la storia, ci fu il sopralluogo di questo ufficio della polizia stradale con la prefettura e quindi la modifica anche delle strade, della classificazione e l'installazione, lo ricordiamo, di 5 autovelox, 4 nel comune di Ischia e 1 nel comune di Raccameno. La sentenza ovviamente interviene a livello legislativo, non tocca, come ci tocca in maniera diretta a noi? E il decreto prefettizio che ho qui davanti, che è stato siglato il 17/06/2022, in realtà non modifica la classificazione delle strade, in particolare ritiene soltanto che in alcuni singoli tratti di strada, ove per incidenti che sono avvenuti oppure per un tasso significativo di pericolosità, si possa derogare alla normativa che prevede l'installazione unicamente di postazioni mobili. Le postazioni mobili assolutamente non sono vietate sulle tipologie di strada del territorio di Ischia. Quello che è vietato è la tipologia fissa, ma questo decreto, e questo è il punto nodale della sentenza della Cassazione, dovrà essere disapplicato. Il giudice civile può disapplicare qualsiasi determina, decreto prefettizio, qualsiasi atto amministrativo che sia contro legge. Pertanto io ritengo allo Stato che questo decreto prefettizio del 17/02 non possa trovare applicazione e quindi che i verbali scaturenti da queste postazioni fisse siano sicuramente da annullare per la tipologia della strada che è
sicuramente non una strada a scorrimento veloce né divisa da carreggiata. Questo restiamo a Ischia, perché sì, almeno nel comune di Ischia, dal 1 gennaio 2023 al 22 febbraio sono state molte le contravvenzioni elevate. Allora, ritengo che siano state sicuramente più di un centinaio allo stato notificate. Ora non sappiamo ancora nei database quante siano state rilevate, visto il termine di 90 giorni per la notifica delle infrazioni. Altro errore in cui cadono anche gli automobilisti è che rilevano dal verbale una velocità di 51-52 e si sentono frustrati da questa rilevazione. Però qui bisogna essere chiari, la velocità è quella rilevata al netto della riduzione del 5% prevista dalla legge, quindi se si viaggiava a un 57 km orari, naturalmente sul verbale risulterà 52. Altro punto che vorrei anche sollevare riguarda... Cioè, spieghiamolo meglio questo passaggio, sì, perché allora, se sul verbale se scritto superava la velocità accertata di limite di chilometri orari di 52, non vuol dire che il veicolo viaggiava a 52 km orari, ma viaggiava a 56-57 km orari. Più il 5%. Ridotto del 5%, scendiamo tra 51 e 50. Quindi bisognava aggiungere sulla realtà del 5%. Poi altro aspetto abbastanza interessante riguarda dei verbali per i soggetti che superavano di più di 10 km il limite di velocità, perché in questo caso è obbligatoria anche la comunicazione della patente per poter detrarre i punti. Ma la pericolosità, fermo restando che va condannato a prescindere chi supera anche di 2, ma di 10 assolutamente va condannata questo atteggiamento, prevede che all'esito di 3 verbali consecutivi presi nell'ambito dello stesso comune ci sia la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi. Quindi è bene in ogni caso anche rispettare prima di tutto i limiti, ma eventualmente ricorrere all'autorità giudiziaria per far annullare questi verbali. Secondo il sottoscritto vi sono ampie possibilità, naturalmente l'ultima parola spetterà ai giudici, ma ritengo che ci siano ampie possibilità di successo. Nella casistica che hai affrontato, avvocato, mi dicevi anche che c'è una cattiva gestione della comunicazione, dei segnali di avviso. Mi sembra che non sì, tutti i segnali siano posizionati nel modo giusto. Effettivamente, facendo un parallelo con quanto accaduto diversi anni fa nel comune di Forio con l'installazione delle ZTL, che poi sappiamo tutti come è andato a finire, e centinaia e centinaia di ricorsi che hanno visto anche responsabilità personali accertate in sede davanti alla Corte dei Conti, ritengo che la cartellonistica non sia conforme perché non viene ripetuta e non rispetta la distanza minima prevista dalla legge. Un piccolo esempio: scendendo la variante esterna, superato il primo autovelox, che è quello che si trova subito dopo l'innominato, e per raggiungere l'altro autovelox non vi è nessun altro cartello che ci informa che ci sta un altro autovelox. Quindi se il primo cartello posto subito dopo la galleria, e in ogni caso non è a distanza regolamentare, ci avvisa che c'è l'autovelox, superato il primo autovelox ci dovrebbe essere un altro segnale che ci conferma: guarda, anche più avanti c'è un altro segnale. E ciò è anche ripetuto in discesa dai Castiglioni, questo errore, nel senso che è passato il primo autovelox che sta posizionato fuori quasi all'hotel Le Querce, dopo non c'è nessun altro avviso fino al secondo autovelox che è posto prima dello svincolo del porto. Quindi ritengo anche da questo punto di vista che si possa ragionare sulla mancata effettiva conoscenza del posizionamento di un secondo autovelox consecutivo. Avvocato, domanda che ovviamente si faranno i più. Noi diciamo che la Cassazione è legge, però ovviamente questa sentenza non è che dispiega i suoi effetti, cioè cerchiamo pure di... Sicuramente non vigiamo in uno statuto di common law come in Inghilterra, dove le sentenze costituiscono sicuramente un precedente vincolante. Però questa sentenza, dalla lettura della stessa, si richiama un precedente conforme e diversi precedenti. Infatti il giudice della Suprema Corte ritengono di non voler mutare il loro orientamento, e ciò fa presumere un orientamento che si è costantemente formato nel corso degli anni. Nel caso De Quo
Basti pensare che il ricorrente non si è dato del vinto, in quanto dopo una doppia negativa, cioè dopo un rigetto in primo grado, dopo un rigetto in secondo grado, ha comunque adito la Cassazione, ritenendo di aver ragione e a ben volere, visti i risultati che ha ottenuto. Quindi per gli ischitani che si vedono notificare una multa, secondo te quali sono i prossimi step da fare? Anche se a questo punto ovviamente proveremo a fare anche un'interlocuzione con l'amministrazione per capire qual è l'orientamento che vogliono assumere. Prima di tutto rispettare sempre i limiti. Qualora si venga in possesso di un verbale eventualmente notificato nei termini, consiglio di rivolgersi a un legale, anche se la legge consente anche di proporre ricorso improprio per i verbali al di sotto dei 1000 euro, però ritengo che l'assistenza tecnica, soprattutto in una materia delicata e soprattutto alla luce che il giudice di pace di Ischia come struttura non si è ancora espresso, ritengo che assolutamente la nomina di un legale possa aiutare a conseguire il successo sperato.